abbiamo visto che se veniva trasmesso si poteva scrivere come si scrive come ampiezza della portante 1 più indice di modulazione messaggio normalizzato così 2 pi greco e pi gt, quindi la portante. Abbiamo valutato la potenza trasmessa ed era a c quadro mezzi 1 più a quadro potenza del messaggio normalizzato e abbiamo anche valutato la banda occupata sul canale che era 2 q doppio. Rimaneva da valutare la prestazione garantita da questo formato di modulazione e ricezione, cioè il rapporto segnale rumore. Chiaramente il rapporto segnale rumore è a valle del demodulatore, cioè una volta che ho demodulato mi ritrovo con segnale utile e con rumore e valuto il rapporto tra le due potenze. Ma ogni volta che parliamo di demodulatore dobbiamo chiederci che tipo di demodulatore, quello coerente o quello incoerente. Bene, nel caso di modulazione M convenzionale si possono implementare entrambi i demodulatori, sia quello coerente che quello incoerente. E allora valutiamo entrambe le situazioni. Nel caso di demodulazione coerente, il segnale ricevuto viene prelevato e si manda in blocco a uno stadio del file recupero di portante. L'uscita è la portante più la giusta fase introdotta dal canale. Questo riferimento di fase, questa portante in cui la frequenza è la stessa segnale trasmesso e la fase viene stimata e quindi la supponiamo uguale a quella presente nel segnale ricevuto. Bene, questo riferimento di portanti viene utilizzato nel demodulatore corrente e si fa la demodulazione. Chiaramente avremo i due rami, il ramo in fase e inquadratura del demodulatore. In quello in fase esce fuori il segnale a C su radice 2 1 più A M con N di T più il rumore sulla componente in fase. Non c'è molto da comprendere perché basta guardare l'aspetto di questo segnale e come vedete c'è un qualcosa che moltiplica il coseno, quindi tutto il segnale è sulla componente in fase. Sulla componente di quadratura non c'è nulla, quindi quando vado a fare il demodulatore esce fuori l'oggetto che sta sulla componente in fase. Ok? Una volta che il segnale d'uscita del demodulatore è espresso in questa maniera è facile valutare l'SNR, perché abbiamo evidentemente un contributo di segnale qui e un contributo di rumore qui. In realtà, a guardare bene la situazione, c'è un contributo di segnale, questo, un termine costante che non ci serve a nulla perché ciò che vogliamo demodulare o ascoltare, ricevere è il messaggio, non questo termine costante 1 che serviva come riferimento riportante. Qui dovremmo togliere anche questa componente continua. Chiaramente è un'operazione molto semplice e banale, quindi spesso la trascureremo. Ogni volta che avete 1 più il messaggio, voi avete il messaggio, basta sottrarci 1, ok? La facciamo soltanto adesso per chiarirci le idee. Come si fa a sottrarre una componente continua? L'abbiamo visto la volta scorsa. Una componente continua ha come spettro una delta di Dirac, ok? E quindi può essere prelevata con un filtro a banda molto stretta. Lo abbiamo già visto come si poteva fare a recuperare questa delta quando si rappresenta a frequenza FC come metodo per fare una phase recovery, perché il segnale di partenza dal quale dovevamo estrarre la portante era un segnale in banda passante. Ora qui la nostra delta non sta a frequenza FC ma sta a frequenza 0, quindi dobbiamo estrarre una delta che sta a frequenza 0 e allora ci metteremo un filtro non passabanda ma passabasso a banda molto stretta.
un filtro passa basso a banda molto stretta. Questo estrae la componente continua, che in questo caso a C mezzi, scusate, a C su radice 2. La sottraete e vi rimane a C su radice 2 a messaggio normalizzato più rumore. Ok? Questo è un passaggio così banale che da qui in poi lo trascureremo. Ve lo ripeto, la PSD di questo segnale sarà a C quadro mezzi delta di in 0 più a C quadro mezzi A quadro PSD del messaggio normalizzato, che è un oggetto che ha banda compresa fra meno W e W, quindi la PSD di questo segnale qui ha un aspetto del genere. Ok, questa è AC quadro mezzi A quadro PSD del messaggio normalizzato, e questa qui invece è una delta AC quadro mezzi delta in 0. Ok? Quindi per estrarre questa componente continua basta metterci un filtro passabasso a banda molto stretta. Possiamo quindi valutare l'SNR, perché ora abbiamo la componente di segnale utile e la componente di rumore, e l'SNR è la potenza di segnale AC quadro mezzi A quadro potenza del messaggio normalizzato diviso la potenza di rumore N0W. Questo è il rapporto segnale-rumore. Tuttavia, non appare evidente, scritto in questa forma, quale sia la relazione dell'SNR della modulazione AM convenzionale rispetto all'SNR nel caso di trasmissione in banda base, perché non vedo qui la potenza ricevuta, che vi ricordo nel nostro caso è uguale alla potenza trasmessa, perché abbiamo assunto il canale a attenuazione unitaria, quindi il canale non attenua, quindi la potenza ricevuta è esattamente la potenza trasmessa, che è questa qui. Non la vedo qui. Se avessi visto potenza ricevuta diviso potenza di rumore, allora quella è l'SNR in banda base. Ma qui vedo soltanto la potenza della componente segnale, che non è quella ricevuta, perché ha questo aspetto. Ma non è un grosso problema, perché la posso far comparire, basta che moltiplico e divido per questa quantità, che è proprio quello che voglio che appaia. In questo caso otterremo A quadro I con m n diviso 1 più a quadro i con m n, e poi al numeratore avremo a c quadro mezzi 1 più a quadro potenza del messaggio normalizzato. Ok? Ho moltiplicato e diviso per questa quantità 1 più a quadro potenza del messaggio normalizzato. Al numeratore c'è la potenza ricevuta, potenza trasmessa, ma siccome il canale abbiamo preso attenuazione media unitaria, è anche la potenza ricevuta. Questa quantità qui si chiama anche eta, efficienza di modulazione, e quindi otteniamo eta, potenza ricevuta, diviso N0W, e cioè eta SNR in banda base. Scrivo qua a fianco l'SNR della modulazione M è eta SNR in banda base, dove eta
è uguale a quadro potenza del messaggio normalizzato diviso 1 più a quadro potenza del messaggio normalizzato. Ed è un coefficiente che cercheremo di capire che valori può assumere, così ci renderemo conto se è maggiore o minore o uguale dell'SNR in banda base. Ok? Va bene, allora domandiamoci, cioè ce lo siamo domandati, rispondiamo a questa domanda. Quali sono i valori che può assumere questa costante eta, che si chiama efficienza di modulazione? Dobbiamo ricordarci che valori può assumere l'indice di modulazione. L'indice di modulazione è che valori può assumere la potenza del messaggio normalizzato. Bene, la potenza del messaggio normalizzato è la potenza di questo messaggio normalizzato, quindi il suo valore massimo è 1. Di conseguenza la potenza di questo oggetto è strettamente minore di 1. L'indice di modulazione è una costante compresa fra 0 e 1 e regola quanta porzione di potenza va al messaggio e quanto va alla portante. È minore di 1 perché abbiamo detto che nella modulazione M deve andare più potenza alla portante che non al messaggio. Quindi A è minore di 1 e la potenza del messaggio normalizzato è minore di 1. Di conseguenza questa quantità è minore di 1 e anche A quadro T con MN è minore di 1. Quindi avete un oggetto qui al numeratore che va da 0 a 1. 0 se il messaggio ha potenza nulla oppure se A è uguale a 0. 1 se A è uguale a 1 e il messaggio ha potenza normalizzata pari a 1. In realtà i due estremi li dovete escludere perché se fa 0 o A o il messaggio vuol dire non c'è informazione e quindi non state trasmettendo nulla. Quindi va da 0 escluso e anche 1 lo dovete escludere perché per fare 1 la costante A deve fare 1 e il messaggio normalizzato deve avere potenza unitaria. Ma come fa ad avere potenza unitaria il messaggio normalizzato che è uguale al messaggio diviso il suo massimo? Avrà potenza che è pari alla potenza del messaggio diviso il massimo al quadrato, che fa 1 se e solo se la potenza del messaggio è pari proprio al massimo al quadrato. Ma questo si può avere soltanto se il messaggio ha un unico valore, m max, quindi una costante. Nel caso in cui faccia una costante, m max, allora la sua versione normalizzata sarà 1, m max diviso il suo massimo, cioè m max che fa 1, e la sua potenza farebbe 1. Ma questo è un messaggio che non porta alcuna informazione, perché è un messaggio costante, quindi non porta informazione. Quindi anche in questo caso va escluso. Di conseguenza, A appartiene a 0,1 esclusi, P appartiene a 0,1 esclusi, il loro prodotto appartiene a 0,1 esclusi. Quando fa 0, questa costante fa 0. Quando fa 1, al limite, è molto vicino a 1, questa costante fa 1 diviso 1 più 1, un mezzo. Quindi questo oggetto appartiene a 0,1 mezzo. Ok? Che è anche scontato perché intanto si capisce che si chiama efficienza di modulazione, perché è un coefficiente minore di 1 che dice quanto è efficiente la modulazione. Più eta è grande e più la modulazione è efficiente, cioè più potenza viene versata sul messaggio. Non si può arrivare a efficienza 1 perché questa costante è minore di 1 e anche la potenza normalizzata è minore di 1 e dunque questa costante eta è minore di 1, in particolare arriva al massimo un mezzo. Il caso un mezzo si ha quando stai dando uguale potenza alla portante e al messaggio. E quindi efficienza è un mezzo, perché metà soltanto di potenza è utile, va al messaggio, l'altra metà invece va alla portante. Bene, questo è l'SNR nel caso di demodulazione coerente. Demodulazione coerente che non si fa mai, perché il vantaggio della modulazione M convenzionale è che si può fare una demodulazione coerente, che è sempre più semplice perché non prevede la presenza di questo stadio che fa il recupero di portante. Ok?
In genere la demodulazione coerente è meno performante di la demodulazione incoerente è meno performante di quella coerente, ma ha il vantaggio di essere meno costosa. Più semplice da implementare, dunque meno costosa. Lo abbiamo detto già all'inizio quando abbiamo introdotto la modulazione M convenzionale. La ragione di mettere una portante aggiunta al messaggio, e questa portante non è un piccolo contributo di portante, cioè un tono pilota, ma un grosso contributo di portante, addirittura più grande del messaggio, serviva proprio a questo, a rendere possibile la demodulazione coerente. Incoerente, scusate. Quindi la demodulazione coerente l'abbiamo visto, l'abbiamo studiata soltanto per valutare facilmente quanto è l'SNR. E questo è il massimo SNR che può garantire la modulazione M convenzionale. Tuttavia nella pratica non si fa mai, ma si effettua una demodulazione incoerente. Avete domande su questa? Scusate, ho cancellato, ma c'era qualche dubbio? Domanda? Nella demodulazione incoerente il segnale ricevuto RIT viene prima passato in un blocco che fa un'operazione non lineare, la parte positiva, ma va bene anche il modulo. Utilizziamo la parte positiva perché da un punto di vista circuitale è facilmente implementabile, basta un diodo. Ok? Dopodiché il segnale viene passato in un filtro basso. E l'uscita è proprio l'oggetto che vogliamo demodulare. È il segnale demodulato. Ok? Segnale ricevuto, parte positiva. La parte positiva è l'ingresso stesso, se l'ingresso è positivo, e zero se l'ingresso è negativo, ok? E poi un filtro passo a basso. In realtà anche qui avrò la componente continua che devo sottrarre. Ma abbiamo detto che è un'operazione estremamente facile, basta metterci un filtro passo a basso a banda molto stretta e sottrarre l'uscita, come prima. Vediamo perché questo ricevitore funziona. Tra l'altro questo ricevitore si chiama envelope detector. Che significa rivelatore di inviluppo, ricevitore di inviluppo. Capiremo anche a breve con un piccolo schizzo perché si chiama ricevitore di inviluppo. La struttura del ricevitore vi fa capire perché la demodulazione coerente è veramente incoerente è veramente semplice. Ed è perché si utilizza una modulazione così inefficiente, perché il trasmettitore è più inefficiente, deve dare un grosso contributo di potenza alla portante, l'SNR è più basso di quello in banda base, ma si può fare una demodulazione incoerente che, come vedete, è estremamente semplice. Un filtro, un blocco che rende la parte positiva, ad esempio un diodo, e un filtro passo a basso, ad esempio un filtro RC. Quindi basta un diodo, una resistenza, un condensatore e avete fatto il ricevitore. Estremamente semplice. Vediamo perché questo ricevitore funziona. E cioè, verifichiamo che all'uscita qui ci sia davvero il segnale che vogliamo. Per far questo andiamo a vedere l'aspetto del segnale all'uscita di ogni blocco.
qui abbiamo il segnale, più il rumore. Per ora fatelo trascurare il rumore. Ok? Voglio solo vedere se questo blocco, se questo ricevitore funziona quando all'ingresso c'è proprio il segnale trasmesso senza rumore. Poi, per valutare l'SNR del demodulatore in corrente, ci aggiungeremo anche il rumore e vedremo quale sarà. All'uscita qui, della parte del blocco che fa la parte positiva, avremo il segnale parte positiva. Ma è proprio questa la chiave dell'aver imposto un contributo di portante molto grande, più grande del messaggio. Perché quando fate la parte positiva di questo oggetto, il primo pezzo è 1 più A messaggio normalizzato. Questa parte qua è il modulo meno di 1. Ok? Quindi questa quantità qui è sempre positiva. Ecco perché abbiamo introdotto una portante che il modulo è maggiore del messaggio. Così in ricezione, quando faccio la parte positiva, rimane il segnale stesso. Perché questa parte qui è minore di 1. Quindi anche se fosse il numero più negativo che posso immaginare, è meno 0,9999. In ogni caso, sommato 1, rimane positivo. Questo non va mai negativo. E quindi questo non viene mai notato, mentre invece il coseno può essere sia positivo che negativo, e quindi ne prendo la parte positiva. Ora, avendo a che fare con la parte positiva del coseno, e poiché questo oggetto va in ingresso a un filtro basso a basso, la cosa più semplice, come sempre faremo, è quella di andare a guardare i contributi di frequenze di questo segnale, e per farlo scriveremo in serie di Fourier questo coseno, perché è comunque un segnale periodico, e poi andremo a selezionare soltanto i contributi a frequenza 0. Questo è un segnale periodico a frequenza FC, quindi periodo 1 su FC. Lo posso sviluppare in serie Fourier e avrò tante armoniche a frequenza 0, FC, 2FC e così via. L'unica che passa, il filtro passa a basso, è soltanto l'armonica a frequenza 0. Come si può sviluppare quel coseno parte positiva? Lo scrivo qui a e poi lo riporto lì. Coseno in 2π greco FC di parte positiva è chiaramente un segnale che ha questo aspetto. C'è solo la semionda positiva del coseno, e questo è il periodo che è 1 su FC. Ok? Soltanto la parte positiva del coseno, la semionda positiva rimane, quella negativa viene annullata perché è la parte positiva. Il coseno a frequenza FC, questa è una onda periodica a periodo 1 su FC. Chiaramente, avendo tolto le frequenze, la parte negativa del coseno, questo segnale è sempre positivo e quindi avrà una componente continua, lo vedete, traslato verso là, non è centrale a zero, quindi non ha media nulla. La possiamo scrivere in serie Fourier come somma su k appartenente a z di c con k, il termine kesimo della serie Fourier, elevato a 2π greco i fc, k fc di, e il generico coefficiente kesimo è la versione campionata della trasformata di Fourier di un generatore. Quindi 1 su t, x di k su t, dove x è la trasformata di Fourier di un generatore. O se preferite, fc, x generatore di kfc.
Poi questa forma d'onda è pari, quindi qui non sarà un esponenziale complesso, ma potrà prendere, quindi i coefficienti c con k saranno pari, potrò raggruppare c con 1 e c con meno 1 e ottenere e elevato a più elevato a meno 2 volte coseno, c con 2 meno c con 2, quindi avremo soltanto la serie in coseno. Ma non lo sviluppo neanche perché non mi interessa. Non mi interessa perché di tutti questi contributi a frequenza 0, fc, 2fc, moltiplicati per un segnale a banda W, quindi passo a basso, darà luogo a questo segnale a frequenza 0, più questo segnale a frequenza più o meno fc, più questo segnale a frequenza più o meno 2fc, più questo segnale a frequenza più o meno 3fc e così via. Ma all'uscita del filtro passo a basso passerà soltanto una componente, quella a frequenza 0. Quindi questa qui la scrivo come abbiamo detto ac 1 più a m con n di p sommatore su k appartenente a z di c con k. Elevato a 2π greco i fct, ma alla sua uscita sarà presente soltanto il termine ac 1 più a m con n di t per c con 0. Se volete per curiosità calcolare quanto fa c con 0, fc per il generatore in 0, ma il generatore in 0 la trasformata di Fourier, scusate, la trasformata di Fourier di un segnale generatore in 0, e quindi è semplicemente l'integrale del segnale generatore. Come generatore posso prendere semplicemente la restrizione del coseno al periodo, ok? Ripeto, il coefficiente c con 0 è il coefficiente 0 della serie di Fourier. Si prende come coefficiente c con k è la versione campionata a kfc della trasformata di Fourier in un generatore. Allora, se voglio avere il coefficiente 0, basta che prendo la trasformata di Fourier di un generatore e la valuto in 0. Che generatore posso prendere? Uno qualsiasi, ad esempio la restrizione del segnale periodico al periodo. Quello è un generatore, o no? Così quando lo replicate avete lo stesso segnale. Ma il segnale periodico è proprio la parte positiva del coseno. Ristretto al periodo è la parte positiva del coseno fra meno fc mezzi e fc mezzi. Ne fate la trasformata di Fourier di questo oggetto, quindi la moltiplicate per l'esponenziale, e la valutate in 0. Ma se la devo valutare in 0, cioè per f uguale a 0, allora è inutile moltiplicarlo per l'esponenziale. E allora rimane solo l'integrale. Quindi questo è il coefficiente 0. Se volete potete fare un cambio di variabile e chiamare 2t greco fct, lo chiamate teta, e allora questo diventa l'integrale fra meno pi greco e pi greco del coseno di teta più de teta, e qui abbiamo 1 su 2pi greco. Ma poiché il coseno è parte positiva, la parte negativa del coseno non c'è, è come se stessi facendo l'integrale invece fra meno pi greco e pi greco, fra meno pi greco e mezzi e pi greco e mezzi. Ma siccome è pari il coseno, questo è due volte l'integrale fra 0 e pi greco e mezzi. L'integrale del coseno fa il seno, che a pi greco e mezzi fa 1, 1 su pi greco. Ok? Prego. L'integrale è sicuro che va fatto, cioè sicuro che va fatto tra meno fc mezzi e fc mezzi, perché l'ampiezza era 1 su fc. Questo è il segnale che stiamo tentando di esprimere nella serie di Fourier, ok? È soltanto la parte positiva del coseno.
questa ampiezza qua è tutto il periodo pi uguale 1 su fc, vuol dire che questo punto qua si chiama 1 su 2fc e questo punto si chiama meno 1 su 2fc. Ci siete? Quindi il generatore cappesimo, scusate, il coefficiente cappesimo è 1 sul periodo fc trasformati fuori dal generatore in k su t, quindi k fc, e quindi è semplicemente fc per integrare su tutto r di un generatore elevato a 2 pi greco i meno k fc t dt. Ci siete fin qui? Ora, se voglio il coefficiente 0, basta che al posto di k ci metto 0. Di conseguenza qui sto valutando trasformare Fourier in 0 e quindi qui l'esponenziale non serve. Ora, come sapete, come generatore posso prendere qualsiasi segnale che poi che replicato dà luogo al segnale periodico. Come generatore posso prendere semplicemente la restrizione del segnale al periodo. E allora al posto di G ci metto il segnale ristretto al periodo, cioè coseno di 2π greco fct più ristretto al periodo, quindi moltiplicato per π greco di t su t, o se preferite fct. Questa finestra mi restringe il segnale al periodo, quindi vuol dire che il suo grafico sarà di un generatore, sarà questo. Va bene? Ma moltiplicare per una finestra rettangolare significa semplicemente che questo integrale non va fatto su tutto R, da meno infinito a più infinito, ma soltanto sul periodo, cioè fra meno fc mezzi e fc mezzi, o se preferite fra 0 e fc, o se preferite erano gli estremi, la domanda 1 su 2 fc. Il periodo è chiaramente un periodo, quindi è un tempo. Ok, sì. In questo caso possiamo togliere la finestra rettangolare e il segnale diventa questo. Ma notando che questa è la parte positiva del coseno, no, a questo punto potrei andare avanti. Faccio un cambio di variabile, la quantità 2π fct la chiamo θ. Quindi quando t fa 1 su 2fc, θ fa π greco. Quando t fa meno 1 su 2fc, θ fa meno π greco. E quindi ottenete questo. Ma il coseno parte positiva fra meno π greco e π greco significa semplicemente integrare il coseno fra meno π greco mezzi e π greco mezzi, perché la sua parte positiva lo annulla. E siccome pare due volte l'integrale da 0 a pi greco mezzi, che fa 1 su pi greco? A noi non serviva a nulla fare tutto questo. Perché basta metterci costante e c con 0, non ci interessa quanto fa questo costante. L'abbiamo fatto più per esercizio di teoria dei segnali. In ogni caso adesso sappiamo quanto vale quella costante, va? Fa 1 su pi greco. Va bene? In ingresso un filtro passabanda a banda molto stretta estrae la componente continua, che a questo punto si chiama C su π greco, che sottratta al messaggio, scusate, all'uscita del filtro passabasso, dà soltanto il termine C su π greco 1 più A m con n di t. Che è il contributo di segnale. Va bene?
guardate qui a fianco c'è scritto C con 0 uguale 1 su pi greco. Questo si capisce in questo grafico perché esce fuori 1 su pi greco qua, perché è proprio il coefficiente C con 0 che è l'unico che rimane. Prima di andare a valutare l'SNR di questo formato, di questa demodulazione, di questo demodulatore, vi faccio un attimo notare che significa fare quelle operazioni, così si capisce anche perché si chiama envelope detector. Un possibile andamento del segnale modulato in AM è questo qui. Il segnale 1 più messaggio informazionale va a modulare l'ampiezza della portante. E quindi l'andamento è questo. Questo è il segnale ricevuto. Chiaramente è più rumore, ma per ora stiamo trascurando il rumore. Vedete? L'inviluppo, che è proprio il messaggio modulante, che in questo caso è 1 più AM1N di T, che modula l'ampiezza di un segnale portante. Se voi prendete soltanto la parte positiva, ma avreste potuto prendere anche il modulo, prendete soltanto le semionde positive. Quindi che succede? Avete questa, poi così non va giù, non lo prendete, questa e così via. Solo le semionde positive. Se filtrate questo segnale, questo è il segnale all'uscita del diodo, fatelo chiamare, perché quello è un diodo alla fine, e lo mandate in un filtro passo a basso, è ovvio che il filtro passo a basso lascia passare solo le basse frequenze. Quindi la variabilità velocissima dettata dal coseno a frequenza FC viene allisciata dal coseno, annullata, e rimane soltanto la variabilità lenta dettata dall'inviluppo. E qui l'uscita sarà semplicemente questa, che è 1 più scusate, AC per 1 più AM con N di T. Più i suoi coefficienti, perché magari introduce un'amplificazione o un'attenuazione. Come vedete, ha rivelato l'inviluppo del segnale, un rivelatore di inviluppo. È quello che mi serve? Sì, perché la modulazione M, quindi il segnale utile, quello informazionale, modula l'ampiezza del segnale, è l'inviluppo del segnale trasmesso. Quindi se io riesco a prendere l'inviluppo del segnale, sto prendendo il segnale che ho trasmesso, cioè quello informazionale. A me serve proprio l'inviluppo. Perché questo scherzetto non funziona nel caso di demodulazione, di modulazione DSB a doppia semibanda senza il tono pilota, o meglio, senza la componente riportante? Non funziona perché, fatemi fare un disegno qui sotto, quello di sopra è l'AM convenzionale, questo di sotto è la DSB. Beh, in questo caso non vale la condizione che 1 più AM con N di T è sempre positivo, cioè l'oggetto che moltiplica il coseno non è sempre positivo, perché il messaggio non è sempre positivo. Quindi quello che avete è che è questa, una cosa del genere, un segnale informazionale che fa così. Vi ricordo che questo qui è AC 1 più AM con N di T di inviluppo, mentre invece nella DSB questo qui è semplicemente AC M di T, e il messaggio a me è nulla, quindi può essere positivo o negativo. Il suo inviluppo farà così, scusate, il segnale modulato avrà questo andamento, ok? Quando andate a prendere l'inviluppo vi rendete conto che prendete soltanto questa
cioè prendete il modulo del segnale. È chiaro? Il demodulatore, il ricevitore in sviluppo non funziona da DSB-SC perché quando prendete l'inviluppo andate a prendere il modulo del segnale, mentre qui non succede perché il segnale è sempre positivo. Quindi quando prendete il modulo del segnale state prendendo il segnale stesso perché il segnale è sempre positivo. Perché? Perché ho messo un termine di portante molto grande, più grande del messaggio, che rende questa parte qui, il suo inviluppo, sempre positivo. Scusate, il suo, la parte moltiplica del coseno è sempre positivo, mentre qui invece la parte moltiplica del coseno è il messaggio, che non è sempre positivo. Quindi qui con il regolatore in sviluppo prendere il modulo di MT e quindi non è il segnale trasmesso. Qui, nella M convenzionale, con il ricevitore in sviluppo prendere il modulo dell'ampiezza, del segnale moltiplico del coseno, ma che è proprio il segnale stesso, che è quello trasmesso. Ok? Proviamo a valutare l'SNR del demodulatore incoerente. L'analisi è piuttosto complicata, è difficile. Noi la facciamo soltanto nel regime di alti rapporti segnali di rumore. Abbiamo il messaggio qui, il segnale ricevuto, che è RT uguale a C 1 più A M con N di coseno più rumore. Questo è il segnale ricevuto che va in ingresso al ricevitore incoerente, quindi all'envelope detector. Questo è un segnale passabanda, questo è un segnale a banda infinita, perché abbiamo detto che lo stiamo approssimando come rumore gaussiano bianco. Tuttavia, proprio perché l'envelope detector farà un filtraggio basso a basso alla fine, nulla cambia se invece di questo rumore qui N, che è a banda infinita o più infinito, ci metto un rumore basso a banda con banda W pari alla banda del segnale. O se preferite, nulla cambia se prima ci metto un filtro basso a banda ideale. In questo caso avremo lo stesso segnale AC1 più AM con N di T coseno che passa inalterato più un rumore che adesso è passa banda. Non cambia nulla. Però ora che il rumore qui è passa banda lo posso scrivere con le due componenti n con c ed n con s, n con c coseno ed n con s seno. Quindi il segnale qui può essere scritto in questa maniera: radice di 2 a con c su radice di 2 1 più a m con n di t più n con c coseno meno radice 2 n con s seno. Ho scritto il rumore che passa a banda nei due termini, radice 2 n con c coseno e meno radice 2 n c seno. E poi, siccome la componente in fase, quella moltiplica del coseno, è comune al segnale ricevuto, metto in evidenza un coseno. Avendo messo in evidenza il radice 2 coseno, sulla parte segnale devo fare 1 su radice 2. Ok?
lo mando in ingresso al ricevitore in corrente envelope detector, l'uscita sarà l'inviluppo di quel segnale. Ok? Se non mi risulta chiaro chi sia l'inviluppo, ve lo scrivo in forma ADT coseno di 2π FCT più 3DT, perché ogni segnale passa a banda si può scrivere come componente in fase coseno meno componente in quadratura seno, oppure come ampiezza per un coseno più fase. Dove l'ampiezza chi è? È il modulo dell'equivalente passo-basso, cioè parte reale al quadrato più parte immaginaria al quadrato sotto radice. La parte reale è questa, la parte immaginaria è questa dell'equivalente passo-basso. Quindi avremo la parte reale al quadrato a c mezzi a c quadro mezzi 1 più a m con n di t più la componente in fase del rumore al quadrato più la componente in quadratura al quadrato. E questo è un altro modo di scrivere un segnale bassa banda. Scritto però in questa maniera, ora vedo chiaramente chi è l'ampiezza, cioè l'inviluppo, e quindi all'uscita dell'envelope detector scriverò semplicemente A di T, cioè quella grandezza lì, perché il ricevitore di inviluppo, il rivelatore di inviluppo, cattura l'inviluppo del segnale. Quindi in uscita qui avremo l'ampiezza, che è cioè radice di AC quadro mezzi 1 più A m con n di t più coseno più n con c al quadrato più n con s al quadrato. Ho ricopiato semplicemente l'ampiezza ADT che avevo scritto prima, di sviluppo. Come vedete, in virtù del fatto che c'è un'operazione non lineare, il modulo o la parte positiva nel rivelatore di sviluppo, in uscita non abbiamo la somma dei segnali. La somma dei segnali in ingresso era segnale utile più rumore. Se faccio operazioni lineari, in uscita avrò segnale utile più rumore, elaborati dal filtro, ma pur sempre segnale utile più rumore, perché il sistema è lineare. Qui invece il sistema è non lineare. C'è un diodo, fa il modulo, fa la parte positiva. In uscita non ho più il segnale utile e il rumore, ma avrò una commistione del 2, è non lineare. Quindi qui è difficile individuare la componente segnale e la componente di rumore separati e quindi fare il rapporto fra le potenze. A tutti gli effetti non è infatti possibile stabilire o definire un rapporto segnale-rumore all'uscita dell'envelope detector. Per questo motivo ho detto prima che lo avremo analizzato soltanto nel regime di elevati rapporti segnale-rumore. Che significa? Significa che possiamo andare a valutare quell'uscita lì quando il rapporto segnale-rumore è piuttosto elevato. Cioè, se questa parte qui
la componente in fase ha una potenza molto maggiore di questa parte qui, la componente in quadratura, io posso trascurare questa qui rispetto alla prima e la radice del quadrato fa soltanto questo argomento qui. Nel qual caso vedo chiaramente che c'è un contributo di segnale e un contributo di rumore separati e faccio la potenza del primo diviso la potenza del secondo. Quindi questa grandezza qui è circa uguale, e sopra vedremo quali sono le condizioni, circa uguale quando posso trascurare questo termine rispetto a questo alla radice di questo, cioè AC su radice 2 1 più A M con N di T più N con C di T. Ma questa è la stessa uscita del ricevitore coerente. Avendo la stessa uscita del ricevitore coerente, il suo SNR, fatemelo scrivere qui, anzi lo scrivo qui sopra, ed è da volte SNR in banda bassa. Tuttavia abbiamo detto che questa approssimazione vale se vale quell'approssimazione. Quell'approssimazione vale se questa parte qui è molto più grande di questa. Ma sono aleatori, che significa dire che una variabile aleatoria è molto più grande dell'altra? Possiamo dire che il valore quadratico medio di una è molto più grande del valore quadratico medio dell'altra. Cioè la potenza di questa è più grande della potenza di questa. Ma la potenza del primo termine si chiama... AC quadro mezzi 1 più A quadro potenza del messaggio normalizzato più potenza del contributo di rumore, quindi N0W questo oggetto qui. Che potenza ha? È questo segnale più questo segnale, è la somma dei due. Quindi se questa parte qui è molto maggiore della potenza dell'altro, quindi è 0W, l'approssimazione vale. Ma chiaramente questa vale, cioè se a C quadro mezzi professore non è N0, cioè la potenza della rumore, cioè NC, la potenza di NC è N0 mezzi. N0W, che NC a PSD pari a N0 mezzi. Se le integro su una banda che va da meno W a W, è N0 mezzi per 2W fa N0W. Ok? Quando abbiamo fatto l'equivalente passo a basso e il rumore filtrato, abbiamo visto che la componente in fase e quella in quadratura hanno PSD che è la metà della componente della PSD dell'equivalente passo a basso. Infatti, la PSD della componente in fase era N0 mezzi, la PSD della componente in quadratura è N0 mezzi, la PSD dell'equivalente passo a basso era N0. Ok? Dicevo 1 più A quadro P con N molto maggiore di N0 più 2. Infatti
se questa quantità qui è molto più grande di questa, anche questa più questa sarà molto più grande di questa. Ma questa è proprio la potenza ricevuta divisa nel 0 Q doppio. Cioè SNR in banda base è molto maggiore di 1. Ok? In conclusione, l'SNR garantito dal ricevitore incoerente o envelope detector nella modulazione M convenzionale è nel regime di elevati rapporti segnale-rumore circa uguale allo stesso SNR garantito al ricevitore coerente, e cioè è eta volte l'SNR in banda base. E per i rapporti segnale-rumore al di sotto che non soddisfano questa condizione, cioè per bassi rapporti segnale-rumore, beh, in quel caso non è proprio definibile SNR, perché segnale e rumore risultano mischiati, tra virgolette, e quindi non posso proprio definire SNR. Quello che succede è che l'uscita è fortemente degradata e c'è una specie di effetto soglia. Al di sopra della soglia, cioè per elevati rapporti segnale-rumore, tutto funziona bene, l'SNR dell'envelope detector è circa uguale all'SNR del ricevitore coerente. Al di sotto di questa soglia invece le cose vanno male e le prestazioni decrescono fortemente.